Sono a Milano. Per No Way Home. Esatto, sono a Milano per un evento su No Way Home e vi faccio anche vedere come ho reagito quando me l'hanno detto. Raga, panico e paura! Panico e paura! Mi hanno chiamato per l'evento di TikTok di No Way Home! E quindi niente, mi trovo a Milano e dopo essermi svegliato verso le 11, 11 e mezza, mi sono messo a fare un giro d'esplorazione per Milano, più che altro perché avevo un po' di tempo da perdere, visto che Vic e Rob dovevano arrivare alle 2:30, sai, qualcosa devi pur farla, no? E quindi giretto tattico, finché non sono poi andato a recuperarli in stazione. Oh, Maestro, salve, buonasera. come stai? Dopo aver recuperato il buon Sir Victor e ovviamente Marito Nerd. Stiamo girando intorno alla stazione perché il Google Maps di Avevo Rob è ragione io, ho ubriaco. sempre avuto ragione io. Ci siamo incamminati tutti e tre verso la casa della nostra manager per prepararci per l'evento di No Way Home. E lì abbiamo fatto un po' di cazzeggio. Sai, no, quello che ci viene meglio. È divertente. Nell'attesa di vedere Spider-Man No Way Home, voglio raccontare una storia su un altro Spider-Man, a Sir Victor. Vic, lo conosci lo Spider-Man italiano? No! È una web series australiana Non mi di... stavi prendendo in giro, Lo quindi. sto scherzando. È una web series australiana di uno che sembra Super Mario con i baffi, vestito da Spider-Man. Qualcuno mi dia un telefono che glielo faccio vedere. Tieni, Vic, è questo. Esiste la serie TV, la web series. E dopo qualche bella dose di cazzeggio ci siamo ovviamente incamminati verso il centro commerciale nel quale era presente il cinema e l'evento. Non prima ovviamente di aver visto un bel cartello pubblicitario su Spider-Man No Way Home. Evviva! Tutto il mondo ci ricorda che oggi è uscito No Way Home. Vabbè, siamo arrivati finalmente al centro commerciale, abbiamo recuperato Moody e Longo e poi ci siamo incamminati verso il cinema. Dritto, Vado dritto. dritto? Siamo qui per evitare spoiler. Mido ha deciso di arrivare in sala così. Come Ted Mosby. Raga, ma siamo in un parcheggio! No, vai dritto, cosa ti fermi anche tu? Ovviamente c'era uno Spider-Man, e che fai? Non la fai la foto con lo Spider-Man? C'è che è bimbi ragno, io e bimbi influencer. Dopodiché siamo entrati in sala e da lì il panico generale. Siamo qui all'evento di Spider-Man No Way Home e oggi unboxing veloce veloce di cosa ci hanno regalato. Il giornale del Daily Bugle, la sacca di Spider-Man No Way Home, ovviamente. Cos'è questo? L'antistress, una bellissima maglietta, nuova maglietta da aggiungere alla collezione. La ring light per telefono. Partiamo benissimo, partiamo benissimo. È stato bellissimo, è stata una cosa bellissima. È come se i buoni propositi dell'umanità, i sogni, l'utopia avesse preso forma sotto pellicola. L'utopia umana. Non ho parole. Bellissimo. Spendiamo due paroline per Spider-Man No Way Home. Vi avviso, potrebbero esserci tanti spoiler in questa piccola opinione, perché trovo difficile dire un'opinione anche solo basilare su No Way Home senza spoilerare qualcosa. Quindi niente, se non volete spoiler perché non avete visto ancora il film, limitatevi al vlog. Questo film è un fanservice? Può essere. E sti cazzi? Sta notizia l'avevo letta su quel nuovo sito, non me lo ricordo. Com'è che si chiama? Ah sì, sticazzi.com. Scherzi a parte, potrà anche essere un film fanservice fatto apposta per i fan, apposta per macinare miliardi e miliardi di dollari sfruttando la mente dei fan. E sapete cosa? Va benissimo! A sto giro va benissimo. Ho visto quello che ho sempre voluto vedere in un film di Spider-Man. Tralasciando il fatto che, ok, c'era tutto quello che era stato leakato, tutto quello che avevamo teorizzato, togliamo sta parte qui. Vedere Tobey Maguire ed Andrew Garfield è una cosa bellissima, questo l'abbiamo capito. Ma il fatto è che per la prima volta sono riusciti a distaccare lo Spider-Man di Tom Holland
da tutto l'MCU. Abbiamo uno Spider-Man complicato, abbiamo uno Spider-Man con un carattere, con un qualcosa. Finalmente si è evoluto, non ha bisogno di qualcuno dietro, e quelle figure che in teoria dovrebbero essere dietro di lui sono altre persone uguali a lui. È bellissima, hanno finalmente creato uno Spider-Man come Dio comanda. È come se avessero preso Homecoming, Far From e tutto il resto, avessero capito che quello non doveva essere Spider-Man, non doveva essere Iron Man Kid, non doveva essere Stark Junior, e hanno detto ok, d'ora in poi questo è Spider-Man ed è quello che io volevo. Poi vabbè raga, Alfred Molina, William Dafoe, Jamie Foxx, tutti i vecchi villain in Spider-Man, Daredevil, era tutto perfetto. Va benissimo. Questo film è la rappresentazione su pellicola dei sogni e delle speranze del genere umano. Questo film è fatto per hype, per i fan. Oh mio Dio, la macchina mungitrice di soldi è tornata. Non mi interessa. È bellissimo e va bene. Sono uscito dalla sala soddisfatto come non mai. Per tutto, non mi sono annoiato un secondo. Probabilmente qualcuno potrebbe darmi ragione per questa cosa. È stato un viaggio nelle emozioni. Per una volta voglio mettere da parte la logica. Mettiamo da parte la logica. Godiamoci questo film perché è proprio bello. È bello da vedere. Ma in ogni caso ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su. E ovviamente iscrivetevi e attivate la campanella. E detto questo, con un bamf, vi saluto.